allora. Facciamo, eccolo qui, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ecco qui. Allora, si flagga, si cerca sul motore di ricerca istanze online e compare questa videata. Mentre precedentemente bisognava, si poteva entrare con username e password, adesso è possibile entrare con lo SPID. Quindi tutti i candidati che fino all'anno scorso sono entrati con le credenziali, adesso devono essere forniti da SPID oppure anche entrare con le CIE, cioè con la carta d'identità elettronica, ma per poterlo fare occorre sia il PIN che è presente sulla carta d'identità e il PIN che è stato ricevuto quando è arrivata quella carta d'identità. Che cosa succede? Quando si clicca su Entra con SPID, abbiamo la possibilità di una serie di gestori con i quali si è poi acquistato questo SPID comunque. In genere la maggior parte hanno Poste ID, ma può essere una Miriam, può essere Aruba, quindi ogni gestore poi ha una sua procedura di Certo. accesso. Successivamente, per esempio, io che utilizzo SPID Poste ho la possibilità di inserire la mia mail e la password, oppure con il telefonino attraverso l'applicazione Poste ID, semplicemente inquadrare il QR code e poi fare un riconoscimento col dito, un riconoscimento facciale e automaticamente accedere. Che cosa succede una volta che entro in istanze online, mi compare questa finestra, una finestra che si chiama proprio graduatoria permanente ATA 24 mesi presentazione della domanda. Dopodiché ci sono tutte le trattamento dati e così via. Accedi e io posso scegliere la provincia in cui intendo inserirmi. Come vedete, c'è una tendina. Per esempio, pensiamo Milano, quindi vado avanti. Io già ieri avevo provato, beh, queste sono avanti. Ecco qui, abbiamo due possibilità, due modelli. Il modello B1 che utilizzeranno le persone che intendono inserirsi per la prima volta, cioè quelle che hanno conseguito adesso i 24 mesi, ovvero i 23 mesi e 16 giorni. E poi abbiamo il modello B2. Naturalmente parliamo di modelli online, non parliamo di modelli cartacei, come dicevi tu, Andrea, sono tutti modelli online. Naturalmente io, essendo un docente e non avendo mai prestato servizio come personale ATA, vi potrò far vedere, essendo entrata con le mie credenziali, soltanto la domanda di nuovo inserimento. Quindi che cosa farò? Accederò in azioni disponibili, modifica e chiederò di inserirmi con uno di questi profili. Attenzione, se io ho svolto questi famosi 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni come assistente amministrativo, mi potrò inserire anche per un profilo inferiore, per esempio quello di collaboratore scolastico, perché il collaboratore scolastico viene considerato come un profilo inferiore, così come anche quello di addetto alle aziende agrarie. Naturalmente, per l'addetto alle aziende agrarie mi inserisco solamente se ho il titolo di accesso, non è che mi posso inserire come collaboratore scolastico soltanto se ho il diploma o una qualifica. Per l'addetto alle aziende agrarie occorre avere un titolo d'accesso specifico che è operatore agroindustriale, operatore agroambientale o operatore agrituristico, scusate. Quindi presupponiamo che io abbia conseguito questi famosi mesi come assistente amministrativo e, come vedete, il sistema, nel momento in cui metto un flag su assistente amministrativo, mi dice: tu Roberta, con quale titolo di studio ti inserisci in questa graduatoria? E io posso inserire diploma di istituto magistrale, per esempio, che è il mio titolo. Naturalmente scriverò in che anno scolastico l'ho conseguito, molto tempo fa, diciamo 1984-85. Non lo diciamo. Non fa niente, lo diciamo perché dobbiamo essere fieri della nostra età. Ok?
stessa data del conseguimento del titolo di studio è segnata, ma il sistema non ti dà errore se non la inserisci, perché molto spesso nel diploma non c'è questa dicitura esatta del conseguimento del titolo, non tutti quanti la ricordano e ieri ho fatto la prova, non è un dato obbligatorio, non è un da inserire obbligatoriamente. Mi chiede poi l'istituto presso il quale è stato conseguito, quindi inserirete l'istituto, la votazione, attenzione, questa votazione è molto importante ed è diversa per quanto riguarda quelli che si sono inseriti in terza fasciata, Andrea, questo è anche un'altra cosa da chiarire molto bene, perché? Perché molto spesso le persone che sono in terza fascia e poi acquisiscono il diritto per inserirsi in prima fascia, mi dicono: ma com'è possibile che il punteggio sia diverso? Il punteggio è sicuramente diverso, perché a cominciare dal punteggio, dal peso ponderale del diploma conseguito o con 60 sessantesimi un tempo, quando io ero giovane, e oppure con 100 centesimi, punteggio che si utilizza adesso per il diploma, mentre per le graduatorie di terza fasciata vale 10 punti, quindi il massimo, per le graduatorie 24 mesi questa valutazione ha un peso ponderale diverso. Perché ha un peso ponderale diverso? Già c'è un peso ponderale diverso anche per quanto riguarda i profili, per esempio con la media del 6, sia per assistente amministrativo che per assistente tecnico, infermiere e cuoco, vale 6 punti, mentre per collaboratore scolastico, guardarobiere, addetto alle aziende rare, vale 2 punti. Quindi che significa? Che se io ero in terza fascia e avevo un diploma preso con 60 sessantesimi un tempo o con 100 centesimi oggi, mi ero visto riconoscere 10 punti come titolo d'accesso. Invece adesso, se concorro come assistente amministrativo, mi potrò assegnare 9 punti. Se concorro come collaboratore scolastico, mi vedrò assegnare 3 punti e mezzo. Da qui tutta la disparità di cui ti parlavo precedentemente. Molto importante questa leggenda, la modalità di accesso. Abbiamo 3 modalità di accesso. Modalità di accesso. Scusami, Roberta, perdonami, ti devo interrompere perché ci sono alcuni commenti dei nostri lettori in tempo reale che ovviamente stanno probabilmente un po' confondendo la graduatoria 24 mesi ATA con le GPS. Ecco, voglio precisare che ancora le GPS non sono uscite, noi stiamo facendo vedere la piattaforma per quanto riguarda le graduatorie ATA 24 mesi, quindi ancora non stiamo parlando di GPS. Lo dico, mi dispiace doverti interrompere, ma sono arrivati alcuni commenti appunto di utenti che ci chiedevano se fosse uscito o se stessimo parlando di questo. Scusami Roberta, prego. Fatto bene a chiarire. Allora, altra cosa importante da segnalare è la modalità di accesso. Ci sono 3 modalità di accesso. Modalità di accesso A, dove il personale dichiara di essere in servizio a tempo determinato, quindi attualmente in qualità del profilo scelto o profilo superiore. Quindi io sto attualmente lavorando, quindi che cosa faccio? Scelgo modalità A, come vedete si apre una tendina e devo dichiarare di aver maturato i 24 mesi. Ricordiamoci che sto facendo la procedura di inserimento, non di aggiornamento, perché l'aggiornamento io dovrò soltanto aggiornare i servizi che ho prestato successivamente all'anno scorso. Quindi l'anno scorso vi ricordo che la procedura terminava esattamente il 14 maggio, quindi per chi aggiorna dovrà aggiornare con tutti i servizi che ha conseguito dal 15 maggio fino al 18 maggio, che è il termine ultimo per la presentazione di questa domanda dei 24 mesi. Altra domanda che ci fanno spesso è: se io faccio, compilo adesso la domanda, oggi che è 27 aprile, posso inserire i miei titoli di servizio fino al 18 maggio? La risposta è sì, li posso inserire. Allora, differenza modalità A. Modalità A, io dichiaro di aver maturato i 24 mesi, oppure come ripeto sempre, 23 mesi e 16 giorni, e qui dovrò inserire il codice meccanografico della scuola
nella quale io sto lavorando, nella quale io sto prestando servizio. Quindi potrò mettere mi, ic, quello che è. Provincia in cui si presta servizio. Attenzione, questo è un altro dilemma che molto spesso ci troviamo a dover, diciamo, da cui bisogna dare una risposta. Se io sono in terza fascia a Milano, io mi devo iscrivere nei 24 mesi a Milano, non posso iscrivermi a Napoli o a Roma, perché è nella medesima provincia. Questo è molto importante, che molte persone pensano di poter fare i 24 mesi in una provincia. E poi quando si apre il bando di 24 mesi, che si apre ogni anno, a differenza di quello di terza fasciata, di potersi inserire nei 24 mesi nella provincia che è più comoda per loro. Non è così. Io ho prestato, in questo momento sono in servizio a Milano, mi potrò iscrivere nei 24 mesi di Milano. Se voglio cambiare provincia, devo aspettare il bando di terza fascia e iscrivermi nel bando di terza fascia della provincia che voglio, stare fermo un anno, nel senso lavorare da terza fascia in quella provincia in cui ho chiesto il cambio, e l'anno successivo potermi inserire nella graduatoria 24 mesi nella provincia che io ho scelto. Io molto spesso dico, lo dico come consiglio, essendo una docente del sud, io sono di Napoli, molti lavoratori di Napoli o comunque del sud, pur di lavorare, fanno il sacrificio comunque di prestare servizio, di iscriversi nelle graduatorie 24, graduatorie terza fascia a Milano, Reggio Emilia, Bologna. E una volta conseguiti i 24 mesi, aspettano la terza fasciata per poter rientrare poi a Napoli, a Palermo, a Bari e così via. Io dico sempre che non conviene questo, conviene sempre aspirare al ruolo in quella provincia in cui si sono conseguiti i 24 mesi e poi eventualmente fare la domanda provinciale oppure l'interprovinciale, perché per il personale ATA si fanno due domande una volta che si diventa a tempo indeterminato. Detto questo, se invece io scelgo la modalità B, che cosa sto dichiarando? Di non essere in servizio e di essere inserito nella graduatoria provinciale d'esaurimento negli elenchi provinciali per le supplenze DM75-2001. Quindi io attualmente non sono in servizio, ma sono già presente nelle graduatorie provinciali. Altra cosa importante, noi l'anno scorso su Napoli abbiamo avuto un grosso problema perché qualche funzionario del vecchio dell'ufficio dell'ambito territoriale aveva diciamo, inteso che chi non aveva il diploma come collaboratore scolastico, o almeno una qualifica, non poteva accedere ai 24 mesi. Non è così, perché ci sono tante persone che si sono inserite in queste graduatorie, negli elenchi per collaboratori scolastici tanto tempo fa e continuano ad avere il diritto a restarci e quindi vanno in deroga al possesso dei titoli attualmente utili per poter accedere a questi profili. Modello C, modalità C. Di non essere in servizio e di essere incluso per la provincia il profilo richiesto nelle graduatorie di istituto di terza fascia costituite ai sensi della normativa vigente per il conferimento delle supplenze temporanee. Anche in questo caso il sistema mi chiede di fleggare e di dichiarare che io ho un servizio pari a 24 mesi. Attenzione, tutte queste cose valgono come autocertificazioni ai sensi del DPR 28 dicembre 444 del 2000. Quindi non occorre inviare nulla, poi vi farò vedere quello che occorre inviare, che è necessario inviare. Automaticamente, se io ho svolto questi 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni come assistenti amministrativi, come ho detto prima, posso, non è che devo, posso anche aggiornare. Collaboratore, scusatemi, non aggiornare, inserirmi come collaboratore scolastico. Anche in questo caso andrò avanti e inserirò tutto quello che vi ho detto prima. Ok? Titoli culturali Grazie. e di servizio. Tu, Andrea, se hai bisogno, fermami, non ti No, faccio concludere te, poi passiamo a qualche domanda, alle domande dei nostri lettori. Prego, no, ci mancherebbe, molto importante questo. Vai. Allora, per quanto riguarda i titoli di accesso, quindi quelli che permettono di accedere al profilo, come assistente amministrativo abbiamo il diploma di maturità, qualsiasi diploma di maturità, per gli assistenti tecnici, sto parlando del titolo di accesso, di quello di cui parlavamo prima, per
per gli assistenti tecnici, diploma di maturità che abbia che ci dia la possibilità di accedere al profilo di assistente tecnico. Se io ho un diploma di liceo classico, non potrò accedere al profilo di assistente tecnico. Se ho un diploma di informatica, lo potrò fare, perché quel tipo di diploma mi permette di accedere a quel tipo di laboratorio. Anzi, abbiamo avuto la possibilità anche quest'anno, già l'anno scorso in via sperimentale, quest'anno in via strutturale, l'inserimento degli assistenti tecnici anche negli istituti comprensivi e nei circoli didattici per quanto riguarda i laboratori di informatica. Poi abbiamo, per il cuoco occorre come titolo di accesso il diploma di qualifica professionale di operatore di servizio di ristorazione e settore cucina, quindi non vale un qualsiasi diploma. Per l'infermiere una laurea in scienze infermieristiche o un altro titolo valido nella vigente normativa, per barberobiere il diploma di qualifica professionale di operatore della moda, per l'addetto all'azienda agraria, ve l'ho detto prima, collaboratore scolastico, diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale, qualsiasi diploma di maturità, attestati o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati e riconosciuti dalla Regione. Ora, questi sono i titoli di accesso. Per alcuni profili, a differenza di quello che accade per la terza fascia, è possibile anche inserire ulteriori titoli, oltre a quelli di accesso. Per esempio, per collaboratore scolastico non si può inserire null'altro. Mentre della terza fascia posso inserire l'OSA, l'OSS, posso inserire i titoli informatici, nei 24 mesi questo non è possibile. Quindi mi dirai, Roberta, quali sono gli altri titoli che si quali possono... Quali sono? Gli altri titoli? Chiedimelo. Allora, per quanto riguarda l'assistente amministrativo, è possibile valutare in aggiunta al titolo di accesso l'attestato di qualifica professionale che riguarda la trattazione dei testi e della gestione dell'amministrazione, che vale un punto e mezzo, oppure l'addestramento professionale per la dattilografia. Vedete, ci sono scritti qua: se io ho l'attestato di dattilografia, faccio azione disponibile, entro, faccio inserisco, aggiungi titolo, validità del titolo, titolo valido ai fini dell'inserimento, dell'aggiornamento, titoli validi ai fini dell'inserimento, aggiornamento, perché posso anche averli conseguiti successivamente, li posso inserire ora, già ero presente nei 24 mesi, l'ho acquisito adesso e quindi lo aggiungo. Solo per gli assistenti amministrativi, naturalmente, stavo così come vi dicevo prima. Poi, idoneità, questo vale un punto, idoneità in concorso pubblico per esame o prova pratica, per i posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutivi corrispondenti bandito allo stato degli enti pubblici e territoriali. Questo vale un punto, ed eccolo qua, vedete la dicitura è questa. Poi per gli assistenti tecnici, per gli infermieri e per i cuochi, anche in questo caso vale l'idoneità in precedenti concorsi pubblici e per esami, ma questa volta vale due punti. Per l'addetto alle aziende agrarie potrò inserire un ulteriore diploma di maturità, eccolo qui, la voce qui, diploma di maturità. Per il guardarobiere anche il diploma di maturità o anche l'idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici. Altra cosa che mi posso far valutare, ma esclusivamente per gli assistenti amministrativi, per assistenti tecnici e per cuochi e infermieri, quindi non per collaboratore scolastico, non per addetto alle aziende agrarie, non per guardarobiere, è la laurea breve. E se ho la laurea breve triennale la inserirò qui, anche qui azioni disponibili, inserisci, aggiungi titolo, dove l'ho conseguito, qual è il titolo, dove l'ho preso e così via. E oppure la laurea specialistica o magistrale, va da sé che si valuta un solo titolo. Quindi, naturalmente, siccome la laurea breve vale 1,80 punti, la laurea specialistico magistrale vale 2 punti, se ho la laurea magistrale inserirò la laurea magistrale, che mi vale 20 centesimi di punto in più. Mentre, come vi dicevo, per i collaboratori scolastici non posso inserire nulla. Terza fascia, ho inserito il titolo informatico, qua non lo posso inserire. Ho inserito OSS,
qui non lo posso inserire, ok? Poi andiamo ai titoli di servizio. Come vedete c'è un plafond di titoli di servizio abbastanza variegato, titoli di servizio giuridici riconosciuti, con tentativi di conciliazione, il servizio militare di levo, servizio civile obbligatorio, servizio civile volontario. E poi una cosa molto importante, soprattutto per quelli che aggiornano, è quest'ultima voce, vedi? Importazione titoli di servizio dal fascicolo. Azioni disponibili. Naturalmente importa, a me dice, non ci sono titoli di servizio del fascicolo da visualizzare, perché sono docenti, ma sono docente. Ma chi ha lavorato quest'anno sicuramente si troverà caricati già i servizi che ha prestato. Cosa dovrà fare? Dovrà inserire, come ti ho detto prima, tutti i servizi tutti i titoli di servizio che ha prestato a decorrere dall'ultima data utile, che l'anno scorso era 14 maggio, quindi comincerà dal 15 maggio fino al 18 maggio, che è il termine ultimo per la procedura di quest'anno. E lo può fare già adesso, perché il sistema è tarato, ti dà la possibilità di inserire i servizi anche fino al 18 maggio, altrimenti tutti quanti poi farebbero la domanda l'ultimo giorno e quindi sarebbe veramente molto complicato. Ok, Benissimo. titoli specifici per assistente tecnico sono quei titoli che danno la possibilità agli assistenti tecnici di poter accedere a quei tipi di laboratorio, quindi anche per esempio chi c'è il liceo scientifico, i diplomati di liceo scientifico possono accedere come assistente tecnico. Come vi dicevo prima, chi è diplomato con il liceo classico non lo può fare, chi ha il diploma magistrale non lo può fare. Poi abbiamo i titoli di preferenza. Attenzione, facciamo una differenza tra i titoli di preferenza e i titoli di riserva. I titoli di preferenza sono quelli che noi utilizziamo a parità di punteggio, quindi io sono a parità di punteggio nella graduatoria con un'altra persona, in quel caso si vede la parità di punteggio. Che cosa si va a vedere? Si va a vedere la minore età, si va a vedere se ho figli a carico, si va a vedere se ho prestato servizio nella pubblica istruzione, insomma, oppure si è insigniti di medaglia al valore militare. E vedete che qui ci sono le varie voci, quindi insignito di medaglia al valore militare, così via, fino ad arrivare a quella un po' più comune, che è la Q. Prestato lodevole servizio, perché poi questo lodevole servizio non esiste più. Prestato servizio a qualunque titolo per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione. E poi coniugato o non coniugato riguardo al numero dei figli a carico. Anche in questo caso i figli sono a carico, è bene chiarire questa cosa, i figli sono a carico anche se naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati. Se il reddito complessivo dell'anno 2020, loro, è inferiore a 4.000 euro per i figli di età fino a 24 anni o inferiore a 2.840,51 euro per i figli che abbiano oltrepassato questi 24 anni. Invalido mutilato civile, come vedete qua vi chiede chi è l'ente flaggo e mi chiede, si apre subito, si accende, diciamo, una lampadina e mi dice riconosciuto questa invalidità, quale ente, in quale data e qual è il numero dell'atto. Sono tutte cose che dovete dichiarare, ma non dovete inviare, perché sono autodichiarazioni e valgono come autocertificazioni. Ognuno se ne assume la responsabilità, perché fare dichiarazioni mendaci è perseguibile a livello penale. Ok, quindi inserisco questi eventuali titoli di preferenza, li posso inserire anche più di uno. E poi abbiamo titoli di riserva, scusate, di preferenza e titoli di riserva. Titolo di riserva sono quei titoli che ci permettono di avere una riserva dei posti, che è una cosa diversa rispetto alla priorità nell'attribuzione della sede. Ogni anno si ha una percentuale di posti riservati a coloro che hanno una riserva, che hanno una riserva perché sono invalidi di guerra, o perché hanno un invalido per servizio, o perché sono orfani, oppure perché hanno un'invalidità civile. Per esempio, la riserva N è quella che dà il 7% di posti da riservare. Anche in questo caso io flaggo, come vedete, flaggo e mi si illumina. Metto l'ente, metto la data, metto il numero dell'atto e metto la percentuale
di invalidità. Qual è la percentuale di invalidità? Che adesso ve la dico, eh. La percentuale di invalidità per quanto riguarda i disabili fisici è il 45%, se abbiamo una disabilità riconosciuta dall'INAIL il 33%. Quindi se ho questa riserva la inserirò e vado a modificare, quindi a aggiornare. Come vedete, mano a mano che io aggiorno, mano a mano che inserisco, vedete, i pallini diventano verde. Ok? Certo. Poi abbiamo il modello F. Chi è che inserisce questo modello F? Come vedete, mi dice, tu Roberta, hai fatto la richiesta per essere inserito su due profili, come assistente amministrativo e come collaboratore scolastico. Mi dice con questo modello F, selezionare il profilo per il quale si richiede la rinuncia alle supplenze. Cioè dice, io mi sono inserito come collaboratore scolastico, anche se ho fatto l'assistente amministrativo perché ho un profilo superiore. Però se mi dovesse capitare che grazie a questo mio punteggio io riesco ad avere il ruolo come collaboratore scolastico, io rinuncio alle supplenze come collaboratore scolastico, ma se mi arriva il ruolo io non rinuncio, lo voglio il ruolo. Ok? Questo è questo modello F, perché molte persone accedono prima come collaboratore scolastico, tu lo sai, l'articolo 36 ti permette di fare delle supplenze annuali per un altro profilo, sia come docente che come ATA. Modello H, attribuzione delle priorità, cosa diversa dalle riserve. Qui chi è che compila questo modello? Le persone che hanno una disabilità personale, ne sono di due tipi. Quelli che hanno una disabilità personale, articolo 21, quindi vuol dire che hanno una disabilità anche non grave, ma con un'invalidità superiore ai due terzi, quindi superiore al 67%, oppure coloro che hanno una disabilità grave a prescindere dall'invalidità, quindi può essere anche un'invalidità inferiore al 67%. E poi ci sono varie finestre che riguardano l'assistenza a un parente. Attenzione, non a tutti i parenti. Quali sono i parenti per i quali io posso richiedere questa priorità nell'attribuzione delle scuole? Essere padre e madre, quindi in prima battuta una priorità perché ho una 104 per mio figlio, quindi mio figlio ha una disabilità grave, articolo 3,3, io richiedo l'attribuzione della priorità, quindi dovrò mettere il nome e cognome di mio figlio, quando è nato, luogo di nascita, dove risiede. Poi vedete c'è questa dichiarazione che si fa dove si dichiara che il disabile, in questo caso il figlio, non è ricoverato permanentemente e necessita di assistenza continuativa. Poi, seconda battuta, fratello, sorella, anche in questo caso devo dare tutti i riferimenti anagrafici, oppure il marito, oppure sono figlio e figlia, quindi il mio genitore. Posso inserirlo in questo caso. Che cosa fa qui? Questa è l'unica cosa che va allegata. Che devo fare? Ho chiesto l'attribuzione della priorità? Dovrò fare un file PDF oppure zip della dimensione massima di 1 MB da allegare a questa domanda. Scegli file, vado a cercarmi il file dove l'ho posizionato e lo carico, ok? Indietro. Poi ci sono le altre dichiarazioni che sono le dichiarazioni di rito, cioè quelle che io faccio ogni volta che partecipo ad un concorso pubblico, essere cittadino italiano, oppure di essere iscritto alle liste, no, oppure essere iscritto alle liste elettorali, di non aver comportato condanne penali e così via. Dopodiché inserisco e devo inoltrare la domanda. È inutile che ti dico che qui il pulsante inoltra non è chiaro, perché io non ho completato tutta la procedura. Quando ho completato tutta la procedura, ho inserito quindi tutti i dati necessari, questo diventerà più colorato, diventerà blu, e io potrò procedere con l'inoltra. L'inoltra, che cosa mi chiede per l'inoltra? Mi chiede il codice personale e anche questo purtroppo ogni volta è sempre una bestia nera perché tutti quanti, non so perché, si dimenticano il codice personale. Al momento il codice personale non c'è, cioè, scusatemi, c'è e viene richiesto. Noi come organizzazioni sindacali molto spesso chiediamo all'amministrazione che venga eliminato proprio per evitare
tutto questo sprazzo da parte delle persone che sono meno addentro all'utilizzo di queste piattaforme. Però nel caso in cui io non riesco a ritrovarlo, come devo fare? Devo andare in istanze online, vado in funzioni di servizio, vado recupero codice personale, mi chiederà qual è il mio codice fiscale e poi, una volta confermato, mi chiederà la famosa domanda segreta. Vi chiedo per cortesia, a nome di tutti i sindacalisti e di tutti quelli che fanno, aiutano le persone a fare le domande di, in questo caso per i 24 mesi, mettete una domanda semplicissima, cognome da nubile di mia madre, tutti ve lo ricordate, ma invece incomincio a fare il mio animale da piccolo, il mio piatto preferito, diventa la pizza, gli spaghetti, il babà e così via. E quindi diventa veramente complicato, quindi veramente vi chiedo, e lo dico anche per voi, di evitare di fare questo errore. Andrea, io penso di aver dato una visione abbastanza a 360 gradi. Perfetta. Grazie, grazie Roberta per questa disamina della domanda. Ce l'abbiamo, ecco qui. Allora, si flagga, si cerca sul motore di ricerca istanze online e compare questa videata. Mentre precedentemente si poteva entrare con username e password, adesso è possibile entrare con lo SPID. Quindi tutti i candidati che fino all'anno scorso sono entrati con le credenziali, adesso devono essere forniti da SPID oppure anche entrare con le CIE, cioè con la carta di identità elettronica, ma per poterlo fare occorre sia il PIN che è presente sulla carta di identità e il PIN che è stato ricevuto quando è arrivata quella carta di identità. Che cosa succede? Quando si clicca su Entra con SPID, abbiamo la possibilità di una serie di gestori con i quali si è poi acquistato questo SPID comunque. In genere la maggior parte hanno Poste ID, ma può essere una Miriam, può essere Aruba, quindi ogni gestore poi ha una sua procedura di accesso. Successivamente, per esempio, io che utilizzo SPID Poste ho la possibilità di inserire la mia mail e la password, oppure con il telefonino attraverso l'applicazione Poste ID semplicemente inquadrare il QR code e poi fare un riconoscimento col dito, un riconoscimento facciale e automaticamente accedere. Che cosa succede una volta che entro in istanze online? Mi compare questa finestra, una finestra che si chiama proprio graduatoria permanente ATA 24 mesi, presentazione della domanda, dopodiché ci sono tutte le trattamento dati e così via, accedi e io posso scegliere la provincia in cui intendo inserirmi. Come vedete c'è una tendina. Per esempio, pensiamo Milano, quindi vado avanti. Io già ieri avevo provato, queste sono avanti. Ecco qui, abbiamo due possibilità, due modelli. Il modello B1 che utilizzeranno le persone che intendono inserirsi per la prima volta, cioè quelle che hanno conseguito adesso i 24 mesi, ovvero i 23 mesi e 16 giorni. E poi abbiamo il modello B2. Naturalmente parliamo di modelli online, non parliamo di modelli cartacei, come dicevi tu Andrea, sono tutti modelli online. Naturalmente io, essendo un docente e non avendo mai prestato servizio come personale ATA, vi potrò far vedere, essendo entrata con le mie credenziali, soltanto la domanda di nuovo inserimento. Quindi che cosa farò? Accederò in azioni disponibili, modifica e chiederò di inserirmi con uno di questi profili. Attenzione, se io ho svolto questi famosi 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni come assistente amministrativo, mi potrò inserire anche per un profilo inferiore, per esempio quello di collaboratore
scolastico, perché il collaboratore scolastico viene considerato come un profilo inferiore, così come anche quello di addetto alle aziende agrarie. Naturalmente, per l'addetto alle aziende agrarie mi inserisco solamente se ho il titolo di accesso, non è che mi posso inserire come collaboratore scolastico soltanto se ho il diploma o una qualifica. Per l'addetto alle aziende agrarie occorre avere un titolo di accesso specifico che è operatore agroindustriale, operatore agroambientale o operatore agrituristico, scusate. Quindi presupponiamo che io abbia conseguito questi famosi mesi come assistente amministrativo e, come vedete, il sistema, nel momento in cui metto un flag su assistente amministrativo, mi dice: tu Roberta, con quale titolo di studio ti inserisci in questa graduatoria? E io posso inserire diploma di istituto magistrale, per esempio, che è il mio titolo. Naturalmente scriverò in che anno scolastico l'ho conseguito, molto tempo fa, diciamo 1984-85. Non lo diciamo. Non fa niente, lo diciamo perché dobbiamo essere fieri della nostra età. Ok? Questa data del conseguimento del titolo di studio è segnata, ma il sistema non ti dà errore se non la inserisci, perché molto spesso nel diploma non c'è questa dicitura esatta del conseguimento del titolo, non tutti quanti la ricordano e ieri ho fatto la prova, non è un dato obbligatorio, non è da inserire obbligatoriamente. Mi chiede poi l'istituto presso il quale è stato conseguito, quindi inserirete l'istituto, la votazione. Attenzione, questa votazione è molto importante ed è diversa per quanto riguarda quelli che si sono inseriti in terza facciata. Andrea, questo è anche un'altra cosa da chiarire molto bene. Perché? Perché molto spesso le persone che sono in terza fascia e poi acquisiscono il diritto per inserirsi in prima fascia, mi dicono: ma com'è possibile che il punteggio sia diverso? Il punteggio è sicuramente diverso, perché a cominciare dal punteggio, dal peso ponderale del diploma conseguito o con 60 sessantesimi un tempo, quando io ero giovane, oppure con 100 centesimi, punteggio che si utilizza adesso per il diploma, mentre per le graduatorie di terza fascia alta vale 10 punti, quindi il massimo. Per le graduatorie 24 mesi, questa valutazione ha un peso ponderale diverso. Perché ha un peso ponderale diverso? Già c'è un peso ponderale diverso anche per quanto riguarda i profili. Per esempio, con la media del 6, sia per assistente amministrativo che per assistente tecnico, infermiere e cuoco, vale 6 punti, mentre per collaboratore scolastico, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, vale 2 punti. Quindi che significa? Che se io ero in terza fascia e avevo un diploma preso con 60 sessantesimi un tempo o con 100 centesimi oggi, mi ero visto riconoscere 10 punti come titolo d'accesso. Invece adesso, se concorro come assistente amministrativo, mi potrò assegnare 9 punti. Se concorro come collaboratore scolastico, mi vedrò assegnare 3 punti e mezzo. Da qui tutta la disparità di cui ti parlavo precedentemente. Dopodiché, molto importante questa leggenda, la modalità di accesso. Abbiamo tre modalità di accesso. Modalità di accesso. Scusami, Roberta, perdonami, ti devo interrompere perché ci sono alcuni commenti dei nostri lettori in tempo reale che ovviamente stanno probabilmente un po' confondendo la graduatoria 24 mesi ATA con le GPS. Ecco, voglio precisare che ancora le GPS non sono uscite, noi stiamo facendo vedere la piattaforma per quanto riguarda le graduatorie ATA 24 mesi. Quindi ancora non stiamo parlando di GPS. Lo dico, mi dispiace doverti interrompere, ma sono arrivati alcuni commenti appunto di utenti che ci chiedevano se fosse uscito o se stessimo parlando di questo. Scusami, Roberta, prego, puoi Figura, è continuare. stato bene a chiarire. Allora, altra cosa importante da segnalare è la modalità di accesso. Ci sono tre modalità di accesso. Modalità di accesso A, dove il personale dichiara di essere in servizio a tempo determinato, quindi attualmente
in qualità del profilo scelto o profilo superiore. Quindi io sto attualmente lavorando, quindi che cosa faccio? Scelgo modalità A, come vedete si apre una tendina e devo dichiarare di aver maturato i 24 mesi. Ricordiamoci che sto facendo la procedura di inserimento, non di aggiornamento, perché l'aggiornamento io dovrò soltanto aggiornare i servizi che ho prestato successivamente all'anno scorso. Quindi l'anno scorso vi ricordo che la procedura terminava esattamente il 14 maggio, quindi per chi aggiorna dovrà aggiornare con tutti i servizi che ho conseguito dal 15 maggio fino al 18 maggio, che è il termine ultimo per la presentazione di questa domanda dei 24 mesi. Altra domanda che ci fanno spesso è: se io faccio, compilo adesso la domanda, oggi che è 27 aprile, posso inserire i miei titoli di servizio fino al 18 maggio? La risposta è sì, li posso inserire. Allora, differenza modalità A. Modalità A, io dichiaro di aver maturato i 24 mesi, oppure come ripeto sempre, 23 mesi e 16 giorni, e qui dovrò inserire il codice meccanografico della scuola nella quale io sto lavorando, nella quale io sto prestando servizio. Quindi potrò mettere MIC, quello che è, provincia in cui si presta servizio. Attenzione, questo è un altro dilemma che molto spesso ci troviamo a dover, diciamo, da cui bisogna dare una risposta. Se io sono in terza fascia a Milano, io mi devo iscrivere nei 24 mesi a Milano, non posso iscrivermi a Napoi o a Roma, perché è nella medesima provincia. Questo è molto importante, che molte persone pensano di poter fare i 24 mesi in una provincia. E poi quando si apre il bando di 24 mesi, che si apre ogni anno, a differenza di quello di terza fasciata, di potersi inserire nei 24 mesi nella provincia che è più comoda per loro. Non è così. Io ho prestato, in questo momento sono in servizio a Milano, mi potrò iscrivere nei 24 mesi di Milano. Se voglio cambiare provincia, devo aspettare il bando di terza fascia e iscrivermi nel bando di terza fascia della provincia che voglio, stare fermo un anno, nel senso lavorare da terza fascia in quella provincia in cui ho chiesto il cambio, e l'anno successivo potermi inserire nella graduatoria 24 mesi nella provincia che io ho scelto. Io molto spesso dico, lo dico come consiglio, essendo una docente del sud, sono di Napoli, molti lavoratori di Napoli o comunque del sud, pur di lavorare, fanno il sacrificio comunque di prestare servizio e di iscriversi nelle graduatorie 24, graduatorie terza fascia a Milano, a Reggio Emilia, a Bologna. E una volta conseguiti i 24 mesi, aspettano la terza fasciata per poter rientrare poi a Napoli, a Palermo, a Bari e così via. Io dico sempre che non conviene questo, conviene sempre aspirare al ruolo in quella provincia in cui si sono conseguiti i 24 mesi e poi eventualmente fare la domanda provinciale oppure l'interprovinciale, perché per il personale ATA si fanno due domande una volta che si diventa a tempo indeterminato. Detto questo, se invece io scelgo la modalità B, che cosa sto dichiarando? Di non essere in servizio e di essere inserito nella graduatoria provinciale d'esaurimento negli elenchi provinciali per le supplenze DM75-2001. Quindi io attualmente non sono in servizio, ma sono già presente nelle graduatorie provinciali. Altra cosa importante, noi l'anno scorso su Napoli abbiamo avuto un grosso problema perché qualche funzionario del vecchio dell'ufficio dell'ambito territoriale aveva diciamo, inteso che chi non aveva il diploma come collaboratore scolastico, o almeno una qualifica, non poteva accedere ai 24 mesi. Non è così, perché ci sono tante persone che si sono inserite in queste graduatorie, negli elenchi per collaboratori scolastici tanto tempo fa e continuano ad avere il diritto a restarci e quindi vanno in deroga al possesso dei titoli attualmente utili per poter accedere a questi profili. Modello C, modalità C, di non essere in servizio e di essere incluso per la provincia il profilo richiesto nelle graduatorie di istituto di terza fascia costituite ai sensi della normativa vigente per il conferimento delle supplenze temporanee. Anche in questo caso il sistema mi chiede di fleggare e di dichiarare che io ho un servizio pari a 24 mesi. Attenzione, tutte queste cose
valgono come autocertificazioni ai sensi del DPR 28 dicembre 444 del 2000. Quindi non occorre inviare nulla, poi vi farò vedere quello che occorre inviare, che è necessario inviare. Automaticamente, se io ho svolto questi 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni come assistenti amministrativi, come ho detto prima, posso, non è che devo, posso anche aggiornare collaboratore, scusatemi, non aggiornare, inserirmi come collaboratore scolastico. Anche in questo caso andrò avanti e inserirò tutto quello che vi ho detto prima, ok? Titoli culturali e di servizio. Tu Andrea, se hai bisogno, fermami, non ti No, faccio concludere te, poi passiamo a qualche domanda, sì. alle domande dei nostri lettori. Prego, no, ci mancherebbe, molto importante questo. Vai. Allora, per quanto riguarda i titoli di accesso, quindi quelli che permettono di accedere al profilo, come assistente amministrativo abbiamo il diploma di maturità, qualsiasi diploma di maturità. Per gli assistenti tecnici, sto parlando del titolo di accesso, di quello di cui parlavamo prima. Per gli assistenti tecnici, diploma di maturità che ci dia la possibilità di accedere al profilo di assistente tecnico. Se io ho un diploma di liceo classico, non potrò accedere al profilo di assistente tecnico. Se ho un diploma di informatica lo potrò fare, perché quel tipo di diploma mi permette di accedere a quel tipo di laboratorio. Anzi, abbiamo avuto la possibilità anche quest'anno, già l'anno scorso in via sperimentale, quest'anno in via strutturale, l'inserimento degli assistenti tecnici anche negli istituti comprensivi e nei circoli didattici per quanto riguarda i laboratori di informatica. Poi abbiamo per il cuoco, occorre come titolo di accesso il diploma di qualifica professionale di operatore di servizio di ristorazione e settore cucina, quindi non vale un qualsiasi diploma. Per l'infermiere, una laurea in scienze infermieristiche o un altro titolo valido nella vigente normativa, per barbarobiere il diploma di qualifica professionale di operatore della moda, per l'addetto all'azienda agraria, ve l'ho detto prima, collaboratore scolastico, diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale, qualsiasi diploma di maturità, attestati o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati e riconosciuti dalla Regione. Ora, questi sono i titoli di accesso. Per alcuni profili, a differenza di quello che accade per la terza fascia, è possibile anche inserire ulteriori titoli, oltre a quelli di accesso. Per esempio, per collaboratore scolastico non si può inserire null'altro. Mentre per la terza fascia posso inserire l'OSA, l'OSS, posso inserire i titoli informatici, nei 24 mesi questo non è possibile. Quindi mi dirai, Roberta, quali sono gli altri titoli che si Quali possono sono gli altri chiedimelo, titoli? chiedimelo. Allora, per quanto riguarda l'assistente amministrativo, è possibile valutare in aggiunta al titolo di accesso l'attestato di qualifica professionale che riguarda la trattazione dei testi e della gestione dell'amministrazione, che vale un punto e mezzo. Oppure l'addestramento professionale per la dattilografia. Vedete, ci sono scritti qua. Se io ho l'attestato di dattilografia, faccio azione disponibile, entro, faccio inserisco, aggiungi titolo, validità del titolo valido ai fini dell'inserimento, dell'aggiornamento, titoli validi ai fini dell'inserimento e aggiornamento, perché posso anche averli conseguiti successivamente, li posso inserire ora, già ero presente nei 24 mesi, l'ho acquisito adesso e quindi lo aggiungo. Solo per gli assistenti amministrativi, naturalmente, così come vi dicevo prima. Poi, idoneità, questo vale un punto, idoneità in concorso pubblico per esame o prova pratica, per i posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutivi corrispondenti bandito allo stato degli enti pubblici e territoriali. Questo vale un punto ed eccolo qua, vedete la dicitura è questa. Poi per gli assistenti tecnici, per gli infermieri e per i cuochi, anche in questo caso vale l'idoneità in precedenti concorsi pubblici e per esami, ma questa volta vale 2 punti. Per l'addetto alle aziende agrarie potrò inserire un ulteriore diploma di maturità. Ecco
eccolo qui, la voce qui, diploma di maturità. Per il guardarobiere anche il diploma di maturità o anche l'idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici. Altra cosa che mi posso far valutare, ma esclusivamente per gli assistenti amministrativi, per assistenti tecnici e per cuochi e infermieri, quindi non per collaboratore scolastico, non per addetto alle aziende agrarie, non per guardarobiere, è la laurea breve. E se ho la laurea breve triennale la inserirò qui, anche qui azioni disponibili, inserisci, aggiungi titolo, dove l'ho conseguito, qual è il titolo, dove l'ho preso e così via. E oppure la laurea specialistica o magistrale, va da sé che si valuta un solo titolo. Quindi naturalmente siccome la laurea breve vale 1,80 punti, la laurea specialistica o magistrale vale 2 punti, se ho la laurea magistrale inserirò la laurea magistrale che mi vale 20 centesimi di punto in più. Mentre come vi dicevo, per i collaboratori scolastici non posso inserire nulla. Terza fascia, ho inserito il titolo informatico, qua non lo posso inserire. Ho inserito OSS, qui non lo posso inserire, ok? Poi andiamo ai titoli di servizio. Come vedete c'è un plafond di titoli di servizio abbastanza variegato. Titoli di servizio giuridici riconosciuti, con tentativi di conciliazione, il servizio militare di levo, servizio civile obbligatorio, servizio civile volontario. E poi una cosa molto importante, soprattutto per quelli che aggiornano, è quest'ultima voce, vedi? Importazione titoli di servizio dal fascicolo. Azioni disponibili, naturalmente importa, a me dice non ci sono titoli di servizio dietro il fascicolo da visualizzare, perché sono docente, ma chi ha lavorato quest'anno sicuramente si troverà caricati già i servizi che ha prestato. Cosa dovrà fare? Dovrà inserire, come ti ho detto prima, tutti i titoli di servizio che ha prestato a decorrere dall'ultima data utile, che l'anno scorso era 14 maggio, quindi comincerà dal 15 maggio fino al 18 maggio, che è il termine ultimo per la procedura di quest'anno. E lo può fare già adesso, perché il sistema è tarato, ti dà la possibilità di inserire i servizi anche fino al 18 maggio, altrimenti tutti quanti poi farebbero la domanda all'ultimo giorno e quindi sarebbe veramente molto complicato. Ok, titoli specifici per assistente tecnico sono quei titoli che danno la possibilità agli assistenti tecnici di poter accedere a quei tipi di laboratorio, quindi anche per esempio chi c'è il liceo scientifico, i diplomati di liceo scientifico possono accedere come assistente tecnico. Come vi dicevo prima, chi è diplomato con il liceo classico non lo può fare, chi ha il diploma magistrale non lo può fare. Poi abbiamo i titoli di preferenza. Attenzione, facciamo una differenza tra i titoli di preferenza e i titoli di riserva. I titoli di preferenza sono quelli che noi utilizziamo a parità di punteggio, quindi io sono a parità di punteggio nella graduatoria con un'altra persona, in quel caso si vede la parità di punteggio. Che cosa si va a vedere? Si va a vedere la minore età, si va a vedere se ho figli a carico, si va a vedere se ho prestato servizio nella pubblica istruzione, insomma, oppure si è insigniti di medaglia al valore militare. E vedete che qui ci sono le varie voci, quindi insignito di medaglia al valore militare, così via, fino ad arrivare a quella un po' più comune, che è la Q, prestato lodevole servizio, perché poi questo lodevole servizio non esiste più, prestato servizio a qualunque titolo per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione. E poi coniugato o non coniugato riguardo al numero dei figli a carico. Anche in questo caso i figli sono a carico, è bene chiarire questa cosa, i figli sono a carico anche se naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, se il reddito complessivo dell'anno 2020 loro è inferiore a 4.000 euro per i figli di età fino a 24 anni o inferiore a 2.840,51 euro per i figli che abbiano oltrepassato questi 24 anni. Invalido mutilato civile, come vedete qua vi chiede chi è l'ente flaggo e mi chiede, si apre subito, si accende diciamo una lampadina e mi dice chi ti ha riconosciuto questa invalidità, quale ente, in quale data,
e qual è il numero dell'atto. Sono tutte cose che dovete dichiarare, ma non dovete inviare, perché sono autodichiarazioni e valgono come autocertificazioni. Ognuno se ne assume la responsabilità, perché fare dichiarazioni mendaci è perseguibile a livello penale. Ok, quindi inserisco questi eventuali titoli di preferenza, ne posso inserire anche più di uno. E poi abbiamo titoli di riserva, scusate, di preferenza e titoli di riserva. Titolo di riserva sono quei titoli che ci permettono di avere una riserva dei posti, che è una cosa diversa rispetto alla priorità nell'attribuzione della sede. Ogni anno si ha una percentuale di posti riservati a coloro che hanno una riserva, che hanno una riserva perché sono invalidi di guerra, o perché hanno un invalido per servizio, o perché sono orfani, oppure perché hanno un'invalidità civile. Per esempio, la riserva N è quella che dà il 7% di posti da riservare. Anche in questo caso io flaggo, come vedete, flaggo e mi si illumina. Metto l'ente, metto la data, metto il numero dell'atto e metto la percentuale di invalidità. Qual è la percentuale di invalidità? Che adesso ve la dico, eh. La percentuale di invalidità per quanto riguarda quelli disabili fisici è il 45%. Se abbiamo una disabilità riconosciuta dall'INAIL, il 33%. Quindi se ho questa riserva la inserirò e vado a modificare, quindi a aggiornare. Come vedete, mano a mano che io aggiorno, mano a mano che inserisco, vedete, i pallini diventano verde. Ok? Certo. Poi abbiamo il modello F. Chi è che inserisce questo modello F? Come vedete, mi dice, tu Roberta, hai fatto la richiesta per essere inserito su due profili, come assistente amministrativo e come collaboratore scolastico. Mi dice con questo modello F: selezionare il profilo per il quale si richiede la rinuncia alle supplenze. Cioè dice, io mi sono inserito come collaboratore scolastico, anche se ho fatto l'assistente amministrativo perché ho un profilo superiore. Però se mi dovesse capitare che grazie a questo mio punteggio io riesco ad avere il ruolo come collaboratore scolastico, io rinuncio alle supplenze come collaboratore scolastico, ma se mi arriva il ruolo io non rinuncio, lo voglio il ruolo. Ok? Questo è questo modello F, perché molte persone accedono prima come collaboratore scolastico, tu lo sai, l'articolo 36 ti permette di fare delle supplenze annuali per un altro profilo, sia come docente che come ATA. Modello H, attribuzione delle priorità, cosa diversa dalle riserve. Qui chi è che compila questo modello? Le persone che hanno una disabilità personale, ne sono di due tipi. Quelli che hanno una disabilità personale, articolo 21, quindi vuol dire che hanno una disabilità anche non grave, ma con un'invalidità superiore ai due terzi, quindi superiore al 67%, oppure coloro che hanno una disabilità grave a prescindere dall'invalidità, quindi può essere anche un'invalidità inferiore al 67%. E poi ci sono varie finestre che riguardano l'assistenza a un parente. Attenzione, non a tutti i parenti. Quali sono i parenti per i quali io posso richiedere questa priorità nell'attribuzione delle scuole? Essere padre e madre, quindi in prima battuta una priorità perché ho una 104 per mio figlio, quindi mio figlio ha una disabilità grave, articolo 3,3, io richiedo l'attribuzione della priorità, quindi dovrò mettere il nome e cognome di mio figlio, quando è nato, luogo di nascita, dove risiede. Poi vedete, c'è questa dichiarazione che si fa dove si dichiara che il disabile, in questo caso il figlio, non è ricoverato permanentemente e necessita di assistenza continuativa. Poi, seconda battuta, fratello, sorella, anche in questo caso devo dare tutti i riferimenti anagrafici. Oppure il marito, oppure sono figlio e figlia, quindi il mio genitore, posso inserirlo in questo caso. Che cosa si fa qui? Questa è l'unica cosa che va allegata. Che devo fare? Ho chiesto l'attribuzione della priorità? Dovrò fare un file PDF oppure zip della dimensione massima di 1 MB da allegare a questa domanda. Scegli file, vado a cercarmi
il file dove l'ho posizionato e lo carico, ok? Indietro. Poi ci sono le altre dichiarazioni che sono le dichiarazioni di rito, cioè quelle che io faccio ogni volta che partecipo ad un concorso pubblico, essere cittadino italiano, oppure di essere iscritto alle liste, no, oppure essere iscritto alle liste elettorali, di non aver comportato condanne penali e così via. Dopodiché inserisco e devo inoltrare la domanda. È inutile che ti dico che qui il pulsante inoltra non è, è chiaro, perché io non ho completato tutta la procedura. Quando ho completato tutta la procedura, ho inserito quindi tutti i dati necessari, questo diventerà più colorato, diventerà blu, e io potrò procedere con l'inoltra. L'inoltra, che cosa mi chiede per l'inoltra? Mi chiede il codice personale, e anche questo purtroppo ogni volta è sempre una bestia nera, perché tutti quanti, non so perché, si dimenticano il codice personale. Al momento il codice personale non c'è, viene richiesto. Noi come organizzazioni sindacali molto spesso chiediamo all'amministrazione che venga eliminato, proprio per evitare tutto questo strazio da parte delle persone che sono meno addentro all'utilizzo di queste piattaforme. Però nel caso in cui io non riesco a ritrovarlo, come devo fare? Devo andare in istanze online, vado in funzioni di servizio, vado recupero codice personale, mi chiederà qual è il mio codice fiscale e poi, una volta confermato, mi chiederà la famosa domanda segreta. Vi chiedo per cortesia, a nome di tutti i sindacalisti e di tutti quelli che fanno, aiutano le persone a fare le domande di, in questo caso per i 24 mesi, mettete una domanda semplicissima, cognome da nubile di mia madre, tutti ve lo ricordate, ma invece incomincio a fare il mio animale da piccolo, il mio piatto preferito, diventa la pizza, gli spaghetti, il babà e così via. E quindi diventa veramente complicato, quindi veramente vi chiedo, e lo dico anche per voi, di evitare di fare questo errore. Andrea, io penso di aver dato una visione abbastanza a 360 gradi. Perfetto. Grazie Roberta per questa disamina della domanda.